Allora, il mio personaggio preferito di Breaking Bad è il Walter White, geniale. Il Walter White è ancora sano di mente, che non è accecato dal denaro e dal potere dei soldi, dalla grana, ecco, dalla grana. Nella chimica, nella fisica, nella scienza in generale, trova le soluzioni per i problemi che la vita gli ha in serbo. Esempio, quando al posto della metanfetamina prepara dell'esplosivo, lo camuffa e niente, fa esplodere tutto. È stata una bomba, mi ha fatto proprio bagnare. Ero tutto sudato. Ti ricordi che ero tutto sudato, tutto bagnato? Nonostante tutto, credo Jesse Pinkman. Vabbè, aspetta. Non ascoltare! Sì. E credo il personaggio che più vedo crescere all'interno di tutta la serie televisiva. Nel senso che lui appunto parte proprio come un ragazzino di strada che sì, cioè, tanto per campare un po', appunto fa metanfetamina con un tizio praticamente trovato a caso appunto nei brutti giri in cui appunto gira lui. Si ritrova alla fine della serie cioè, a rimanere imprigionato per anni appunto in questo posto così. Una roba che all'inizio di questa serie probabilmente nessuno si aspettava, quindi cioè, questa roba appunto l'ha cambiata vita e in generale lui comunque si vede cambiare come persona, ma anche appunto prima, cioè non so, perde la fidanzata, cioè che muore appunto perché si fa di eroina, cioè, fa davvero di tutto e di più e mi piace appunto del suo. Mi piace. È rosso, cazzo! Dio mio! Insomma, mi piace il suo per. Calma, calma. Mi piace il suo percorso di crescita. Il mio personaggio preferito di Breaking Bad è Saul Goodman. Amo il suo modo di fare, il suo impero costruito con un castello di carte così fragile, ma che riesce a salvare il culo a tutti quanti, perché davvero non è una questione di essere un avvocato o meno, ma di essere un genio o meno. Saul Goodman è fantastico, adoro i colori con cui si veste, adoro tutti i personaggi che riesce a introdurre, adoro il modo in cui, come la colla, riesce a tenere uniti tutti quanti i personaggi che nemmeno si conoscono fra di loro e a costruire letteralmente l'impero di Walt da solo. E sono felicissimo che ci sia un'intera serie spin-off basata su di lui, Better Call Saul. Partendo dal presupposto che i personaggi che muoiono sono sempre più belli, perché hanno quel fascino dei personaggi che muoiono. No, probabilmente il personaggio più bello addirittura non muore e secondo me è Jesse. Perché secondo me, a parte di recitazione, che è tipo è quello che fa stare insieme tutto troppo bene. Anche se ovviamente Walter è un personaggio magnifico, fatto da Dio e tutto alla fine. Alla fine sono loro due, anche perché si basa tipo tutto su loro due a grandi linee. Cioè, ci sono anche gli altri, ma la stragrande maggioranza, poi vabbè, i personaggi che odio. Vabbè, a parte per un fatto di sviluppo dei personaggi che cioè, sono fatti da Dio. Sono fatti perfettamente. Da tutti i personaggi sono fatti perfettamente, ma è come li approfondiscono che riesci a capirli. Forse anche più Walter in questo, che riesci a capire tutta la sua idea, il suo autogiustificarsi, cioè lui che è una persona un po' sfigata. Nel senso che ha avuto, e quindi vuole fare qualcosa di importante, solo che non vuole dire di voler fare qualcosa di importante, si giustifica dicendo per la famiglia. E quella cosa lì è bellissima, cioè te lo fa amare perché è verissima come cosa. Cioè tu che fai qualcosa per te stesso, però dici no, non è per me, è per Pinco Pallino. E infatti Walter. E Jesse, vabbè, Jesse è un personaggio bellissimo in tutto e per tutto. Cioè, a parte che è un figo della Madonna, caratterialmente un grande, bla 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 bla, però è proprio. È vero, un ragazzo di strada americano, normalissimo, è perfetto, cioè non è uno stereotipo, perché non ha lo stereotipo, però è vero, cioè è un personaggio verissimo, è quella cosa fighissima di Jesse, secondo me.
Mia madre ha guardato, ha guardato la serie e ha detto che il suo personaggio preferito è Skyler. Io volevo ucciderla. Faceva, tu non hai capito un cazzo della vita. Però vabbè, Skyler è tipo il peggior personaggio della storia. E infatti la prossima domanda è: qual è il personaggio che ti sta più sul cazzo? Skyler. Skyler. O Walter Junior, però non riesci a odiarlo così tanto perché ti dispiace un po' per la sua condizione. Quindi dici, vabbè, poverino, però in realtà lo odi tantissimo. Però non ti viene a dirlo così tanto, mentre Skyler proprio vorresti ucciderla. Semplicemente. Perché Skyler? Ma perché è idiota, perché rovina tutto, perché non ha capito niente per mille motivi. Cioè è proprio un personaggio più odioso. È fatto benissimo come personaggio, ma è il personaggio più odioso della storia del cinema probabilmente. Cioè davvero. Il personaggio che odio di più, ovviamente, è Skyler. Skyler è la creatura più subdola che io conosca. Non tanto perché sia cattivo o faccia qualcosa di male, ma per il modo in cui si comporta. Skyler ha sempre ragione, lei non capisce nessuno e non ascolta nessuno, non dà retta a nessuno. Basta pensare a quella scena in cui Walt se ne esce dicendo alla sua famiglia: sentite, non ho intenzione di essere un peso per tutti quanti voi, che dobbiate spendere un sacco di soldi per me e che io debba restare su un lettino agonizzante a cagarmi addosso per il resto della mia vita. Preferirei morire e non seguire le cure. E Skyler nemmeno gli chiede questa spiegazione. No, a Skyler appena senti il "non mi voglio curare", "no, sei egoista perché tu non pensi a noi", e automaticamente deve fare il suo discorsone con quella pagliacciata di quello stupido cuscino, che lei pretende che sia il modo giusto per riuscire a dare il proprio spazio ad ognuno, ma lascia parlare tutti tranne Walt, e quando tocca a Walt tocca di nuovo a lei, perché lei deve sottolineare, non può accettare che qualcuno le dia torto, non può assolutamente accettare che qualcuno possa pensare di dare torto a Skyler. Dio è insopportabile. Per tutta la serie Jesse mi è stato qui, cioè nel senso trovavo fosse troppo stupido, troppo, mi sembrava anche impossibile che una persona potesse essere così stupida, però non è lui, perché alla fine mi sono affezionato. Quello che proprio mi è stato qui, il capo vecchio del cartello, che l'ho odiato proprio per come educava per esempio i nipoti, oppure per ancora di più per quando ha ucciso il partner di Gus. Lui l'ho odiato troppo, non c'è stato un momento in cui mi è stato simpatico, se non quando proprio si è fatto esplodere lui. Il personaggio mi è piaciuto quando è morto, che ha fatto una scelta decente nella sua vita, che è stata quella di suicidarsi. Allora, io direi Todd. Allora, non perché Skyler non sia quasi a suo livello, sia chiaro, ma Todd è un figlio di puttana incredibile. Nel senso, all'inizio dici, ah sì, vabbè, questo tipo è ok, no? Cioè, è lì nella compagnia, appunto, con la quale Walter cerca di avere, appunto, diciamo, un rapporto, eccetera, un rapporto lavorativo, tra virgolette. E poi è il figlio di puttana che gli piazza un pugnale in mezzo alla schiena, appunto, no? Cioè, e gli ruba la ricetta, tutto, cioè, gli ruba tutto, i soldi, qualsiasi cosa. E tutto quello che per Walter è importante, qualsiasi cosa. E alla fine penso proprio di essermi sentito stratradito da questa cosa, molto di più di Skyler, che dall'inizio alla fine si comporta come una troia. Almeno lei è coerente, no? Invece lui a un certo punto bam, cioè lo tradisce completamente Walter. Ho in mente una scena che mi ha fatto venire un grumo di tristezza qui in mezzo al petto, quando Walt ha lasciato morire la fidanzata di Jesse. È banale la cosa, nel senso, chi non rimarrebbe sconvolto, ma più che altro perché è forse il primo vero atto di che ha cambiato Walt radicalmente. Più che questo, tutto ciò che ne è conseguito, quindi la caduta dei due aerei. Non mi ho fatto spiegare da nessuno niente, e la scena del, cioè adesso non mi ricordo neanche che stagione fosse, credo la prima, il "questa non è Matt". Quello è il, cioè è quello che gli ha fatto dire proprio porca troia che fico, ecco, è quello. Non ti aspetti per niente, appunto, fino all'ultimo che sia che non sia metanfetamina,
poi capisci che fino all'ultimo Walter ha rischiato praticamente, che magari ho pensato, pensa se adesso se prima invece avesse preso un frammento lì sul tavolo e l'avesse tipo colpito con il coltello come aveva fatto con la prima volta con la metanfetamina per provarla, no? Che l'ha tirata su col naso col coltello, o che non so, che la lancia al tizio per sbaglio, magari il sacchetto, cioè morivano tutti, esplodeva tutto, no? E quando ti rendi conto quanto ha rischiato Walter con quella mossa lì, dici porca puttana. Fine della terza stagione, quando uccidono il bambino i due tipi e Jesse si fa la raglia brutalmente sulla macchina, esce per andare a sparargli, poi gli punta la pistola, arriva Walter, investe uno, spara in testa all'altro. In quella scena volevo morire, e io ringrazio Dio di aver visto Breaking Bad quando era già finita, perché se avessi dovuto aspettare un anno per andare avanti mi sarei impiccato in quella scena. Il colpo di scena che mi ha colpito di più mi ha colpito per il modo in cui è stato fatto, ovvero quel momento in cui Walt capisce di essere fottuto, torna a casa da Skyler, cerca di recuperare i soldi perché devono scappare, e Skyler li ha spesi. E c'è quella musica, Walt sdraiato che ha una risata isterica, è per metà disperato, e io in quella scena stavo pensando a oh mio Dio, questo è il papà di Malcolm in the Middle. E questa Dolly che si alzava puntando verso il basso con lui inquadrettato all'interno della botola, e quella musica che porco cazzo ti fa salire l'ansia finché semplicemente non finisce l'episodio e ti fa dire oh mio Dio, siamo fottuti, senza che sia successo qualcosa di effettivamente grave, solo per un'informazione che ti viene data e il modo in cui reagisce Walt. E questa era la nostra opinione su Breaking Bad. Dici anche tu la tua opinione, qual è il tuo personaggio preferito, il colpo di scena che ti ha colpito di più e qual è il personaggio che odi di più. Voglio vedere se siete tutti Skyler.